Ciao bellissimi, sono Grax, bentornati su Clash Royale, siamo carichissimi perché sì, quest'oggi è cambiato il pass, io sto preregistrando il video quindi non posso farvi vedere il nuovo pass, però se lo shoppate, mi raccomando, se volete supportarmi, codice Grax alla fine lo potete inserire, tutto quanto carino, mi potete taggare su Instagram, seguitemi su Instagram perché vi terrò aggiornati anche sui prossimi tornei, ci abbiamo ancora un po' di monete da dare, il sistema di tornei è stato pazzesco, ho premiato mi sembra una cinquantina di persone tutte diverse, lasciate like per altri video, ma soprattutto per la reazione al nuovo meta, perché credo che proprio oggi diventerà attivo il bilanciamento Gran Cavaliere nerfato, Spiritello ghiaccio nel 2.6 potenziato, quindi mi sa che tornerà al 2.6 standard e toglierà Spiritello fuoco e Spiritello zap. Ci sono delle cose interessanti, rimanete aggiornati, iscrivetevi, è gratis, attivando la campanella. Ho detto tutto. Oggi voglio finire di prendere tutto quanto il precedente pass, perché ci abbiamo il baule jolly, ci abbiamo la moneta, ci abbiamo diverse cose da fare. Voglio giocare il 2.6 ladder perché è parecchio che non lo gioco e voglio masterare qualche carta. Ed infine, piccolo spoiler, c'è Pierpaolo che ha shoppato il pass proprio alla fine, GG per lui. Voglio andare nella war, non la gioco, là sotto c'è un piccolo spoiler. Ne parliamo dopo quando sistemiamo il pass, prima ci facciamo tre partitelle molto tattiche in ladder. Voglio vedere com'è la situazione. Siamo a fine season, quindi penso che il recupero alle 6.600 non è un problema. Non lo farò in questo video, ma magari lo finirò poi in live. Mi vedrete domani con il reset, eccetera. Ci tengo solo a dire una cosa, poi fatemi sapere la vostra. L'aggiornamento che ha fatto la Supercell sul Royal delle maestrie è passato un po', diciamo, in secondo piano. Non è stato valorizzato il giusto parere dei Grax, perché per me è l'aggiornamento no jamming più grande mai fatto dalla storia Supercell in tutti i giochi. Cioè è un qualcosa di clamoroso. Ovviamente c'è sta il minatore, è il nuovo campione. Lo possiamo paragonare un po' a quando mettono magari il nuovo brawler su Brawl Stars. Quindi è una cosa che ci deve essere, altrimenti il gioco rimane stunnato. Ma il resto è tutta roba no jamming. E se ve fate un calcolo tattico, ci regalano monete, carte, gemme che dovrebbero arrivare, robe assurde. Complimenti alla Supercell, complimenti a Clash Royale, aggiornamenti devastanti. L'unica cosa, ragazzi, è quella purtroppo, ci possiamo fare niente, è sempre un po' il matchmaking. Questo mi sa che ha surrendato. Ammazza la potenza dei Grax mentre parla dell'aggiornamento. Faremo una partita in più. Questa qua niente, surrende, bene. Posso fare dei danni e masterare più carte. Stavo dicendo, il matchmaking è quello che è, lo conosciamo bene. È un matchmaking che purtroppo fa allontanare un pochino dopo tanto tempo, perché ti trovi sempre a lottare alle stesse coppe. Nel momento in cui cambi deck e non lo sai utilizzare troppo ancora di più, loro cercano di farci utilizzare più deck, e le maestrie sono una cosa che ci aiuta. Però ragazzi, se io voglio giocare domatore, gioco il domatore. Spero che comunque il messaggio vi arrivi, che quello che voglio dire vi arrivi. Ci siamo presi le corone, pure quelle bis, molto bene. Partita iniziale, ammazza che regalo che mi hanno fatto. E famosene un'altra, che poi si pigliamo gli scildini argentati per le carte, perché alcune ce n'ho bronzo, altre no, legno, che è argento, non mi ricordo, raga. No, queste so ferro, perché poi diventano bronzo, poi diventano argento, poi gold. È uno spettacolo. Io voglio tutto il 2.6 super mega masterato. Un attimo che vado con moschettiere. Poi una volta masterato quello, magari ci buttiamo su qualche altro deck per prendere risorse, perché poi ho visto, se avete la carta maxata, ve dà tipo l'equivalente in oro. Io ho fatto il master del log, mi ha dato 40, no, 30.000 monete. Che spettacolo, che super aggiornamento. Vai Supercella, buono quel moschettiere, però attenzione perché il cannon cart mi può fare dei danni. E questa cosa, io lo dico chiaramente per gli amici quelli dei Brawl Stars, si potrebbe fare tranquillamente la stessa identica cosa per i Brawler. Lo faranno? Io lo spero. Oh, magari poi un change tattico, un aggiornamento perfetto e ci rendiamo a spolverare Brawl Stars, probabile. Golem del ghiaccio, domatore, se parte, dagli potenti, buono quel mortaio. Non sto giocando benissimo, sto andando avanti un po' per inerzia perché chiacchiero e quindi voglio stare un attimo più concentrato. Meno chiacchiere, Grax. Occhio alle guardie che so veramente OP. Tiro il log subitissimo per pulire. Lì mi prendo qualche spadata a destra, ma non è un problema perché tanto porta la torre pari con quella di sinistra. 2657. Il mortaio mi chiude un po', però io non credo che lui l'abbia già
rodato, mi tiro un log, ma ha chiappato quello, buonissimo il golem del ghiaccio, il minatore lo possiamo lasciare anche da solo, ci metto il moschettiere, mi sa che l'ho messo un po' troppo vicino, quindi mi ha recuperato. Il minatore verrà nerfato, questo è positivo, il domatore non mi hitta, lui c'è il cannon cart, quindi la gestisce. Tosta questa, sono counter, ma è tosta. Buono il mosche, buono il log, posso mettere degli scheletrini, lui non dovrebbe avere tantissimi elisir al momento, perché ha pushata, difesa, eccetera, posso andare con un log. Ma non è facile, belli miei. Golem del ghiaccio che esplode. Pulisco, continuo a farmi dei danni. È inutile che io cambio lane. In questo caso devo cercare di pressare il più possibile, sperando che il moschettiere mi tolga quelli. Ok, il minatore finalmente l'ha messo male. E qua vado di log, perché con il log riesco a togliere tutti gli shield. Tolgo il minatore, tolgo gli scheletri. Il moschettiere può fare una hit a torre, quindi è costretto a mettere pure i pipistrelli. Ci metto il golem del ghiaccio. Easy. In difesa, moschettiere per prendere il minatore, e non l'ho preso, però almeno togliamo instant. Buonissimo il fireball miss, buonissimo il mio log. Dai Grax, e ho missato la fireball, però riesco a prendere qualcosa? Dai domato, eh. Ok, attenzione, devo cercare di togliere il miner. Se tolgo il miner, lui però c'ha la fireball, quindi devo spingere, perché la fireball me la tirerà sul moschettiere se vuole prendere pure la torre. Non è facile, regà, eh. Buona la mia fireball. Se perdo per il miss di fireball impazzisco, ve lo giuro. Basterebbe una hit che purtroppo non è arrivata, ma comunque sono leggermente in vantaggio. Devo difendere il moschettiere, perché altrimenti... Eh no, quella è stata una bella giocata. Però io spingo, vado, tanto c'ho gli scheletrini, quelli mattutiscono leggermente. Posso partire, tiro un log. Mi tocca mettere il moschettiere qua. Era meglio forse metterlo un pochino più avanti, però riesco comunque a togliere. Partita veramente di una precisione epocale. Ferma il minatore, ci ho messo gli scheletrini. Dovrebbe punzecchiare. Dai moschettiere. Mamma mia, regà, il panico. Domatore su torre e si gode. E si gode, tanti danni. Givame le maestrie. Grande il moschettiere. Partita tosta. E fidatevi mentre si parla. Poi ancora non ho recuperato tutta quanta la salute, sto un po' acciaccatino. Non male. Ero counter però, se la perdevo tutta mea culpa. Domatore, vai. Barbari scelti. Attenzione, questi qua li facciamo. Innanzitutto log, poi faccio camminare dall'altra parte, poi vado de cannoneao. Nel momento in... attenzione, mi serve subito gli scheletrini per togliere il barbaro scelto. E poi il resto va bene. So qualche danno, ci può stare, io comunque fermo. Lo spirito dello ghiaccio magari è troppo eccessivo, perché guadagnavo uno degli sirri in più. Potevo già ripartire col domatore Dex Parchi. Molto difficile, e non sto nelle condizioni per poter giocare un Dex Parchi, però ce lo facciamo andare bene. Considerate che con lo spiritello che frizza di più sarà tutta un'altra cosa, belli miei, eh. Non so se mi conviene attutire la botta del principe. Mi sa che non colpisce però senza shield. Bene. Buono il mago zap. Domatore che ci fa comunque un danno. Io dovrò per forza loggare. Erano belli due danni. Qua ci metto degli scheletrini, cerchiamo di fermare. Ma non è che non c'ha la zap, eh? Sarebbe un sogno incredibile. Di sicuro non penso abbia la fulmine. Credo lui non abbia la fulmine. Questo lo fa manna a destra. Il congelino... No, quello lì deve andare a sinistra, insomma, il curatino. Mi sono dimenticato le parole. Vado, buona la Sparky. Però domatore full life su torre. Se non difende... Ok, il moschettiere pigliava un sacco dei hit. Va bene. Questo qua lo possiamo fermare con degli scheletrini. Io penso che la cosa migliore è, devo dire al log, pure velocemente, se non mi arriva la botta. Io non so se lui può mettere il giga. Me l'ha messo, sì, raga. Penso che sto out, eh. Sai che non faccio in tempo se non mi sbrigo. Ho perso, ragazzi, ho perso. Ho perso perché lui c'ha il curatino. GG. Bravissimo, raga. Io con la Sparky non ce la faccio. Mi dispiace. Mi faccio prendere dal panico. Sono totalmente counter di questo deck. Ma totalmente. Cioè 100-0. Non ce la faccio. Sbaglio qualcosa. Un push de troppo. Troppo elisir. Qualsiasi cosa io faccio, comunque sbaglio. Ne facciamo un'altra, perché ve l'avevo promesso. Era tutto preciso. Ho fatto un errore, probabilmente sulla difesa del principe nero. Tirando il log ho perso elisir e non avevo più il tempo per poter fermare con delle truppette la Sparky e il principe nero. Niente, non c'è sta niente da fare.
sentenza Sparky. Anche se mi metto tutto il giorno a guardare tutorial su come battere la Sparky, non ce la faccio. È più forte di me, è troppo veloce. Cioè, il mio cervello non ha la reattività del colpo della Sparky. È un limite insuperabile, come il Ciccio Deck. Il Ciccio Deck, io so counter, 80-20, 90-10, non lo batto, non ce la faccio, regà. Che vi devo dire? Buono quel log, ammazza ragazzi che valore che gli ho dato a quel log. Qui dovrei essere counter di nuovo, il gioco non mi sta dando dei matchup incredibili. Io ve lo dico, regà, sor primo, quando me mette il counter, vi dico che counter ed era difficile vincerla e la perdo. Quando io sono counter, sor primo a dirvi, sono counter, l'ho persa perché sono scarso, non perché è colpa degli altri. Mi sembra di essere sempre molto molto chiaro. Spero lo apprezziate. Io direi loghetto a destra, moschettiere e scheletrini. Così stiamo a posto, anche se c'è la zap, c'è la via d'uscita. Secondo me ci stiamo. Congelino. Chi mi segue live sicuramente lo sa, di quante me ne dico. Buono warlog, riesco a pulire. I maiali mi hanno fatto un po' di danni. Un deck particolare, questo non dovrei avere problemi, salvo imprevisti, tipo me caccia fuori in pecca, un gran cavaliere, un domatore, perché ultimamente il domatore lo sto vedendo da qualsiasi parte. Moschettiere per forza. Peccato che l'ho sprecato, e questa non è una cosa bellissima. Moschettiere va davanti, lui metterà sicuramente il mini pecca. No, mette il golem del ghiaccio, ok. La cosa positiva è che non ha nulla in difesa, quindi il domatore entra sempre e ci piace. I maiali li provo a difendere così, perché mi sa che non ha grosse spelle il ragazzo. E la con gli scheletrini e il cannone riusciamo a pulire tutto senza problemi, senza sprecare la fireball. Di conseguenza, se lui mette il mini pecca, posso fire pallare, ma riesco a congelare, quindi una hit non arriva lo stesso. La cosa positiva è che c'ho il log per la princess, se lui vuole pusharmi li riesco a pulire, va bene. Fireball a destra, togliamo la princess, non te sbagli, buona la sua fireball, ci sta di brutto, non hai il log, c'hai i maiali e la goblin gang, e allora mi tocca per forza, spigne così, bene che non ho messo il log perché riesco a pulire, ma tolto però due scheletrini, è un problema, devo fermare questa cosa qua per forza, buonissimo il golem del ghiaccio, praticamente perfetto, buona la sua fireball, ma ha fatto male, attenzione però se non erro, facendo così dovrei esserci. Mamma mia, raga, quando faccio ste cose! Che spettacolo! Fermi. Golem del ghiaccio. Preciso, poi sulla sinistra me lo prendo pure i pipistrelli. Appena scoppia, scheletrini. Basta log e fireball, ma io vado col domatore perché... No, in realtà c'ho pure la maestria della fireball, però... O andiamo avanti col domatore, andiamo avanti con la fireball, la stessa cosa. Abbiamo fatto danni. Col domatore, 4 partite, 3 vinte, una regalata, una persa per colpa mia. Assolutamente non ci piove. Torniamo indietro, vediamo le maestrie, prendiamo il pass e andiamo ad investire sui deck war. Perché sì, ho tolto bono quel pecca con le mani, ciao ciao. Maestria domatore, mi sa che lo facciamo... De ferro. Lo clicco. Eccolo. Bellissimo. Ci dà l'esperienza. Ma dato che le carte le abbiamo, ci dà l'oro. Poi devo fare demolizione royale, che è quella più importante. Ci vorrà un bel po'. Siamo a 161, ma giocando si fa. Vi faccio vedere tutte quante le maestrie. Danni col moschettiere già de ferro. Fireball, devo fare danni con la fireball, ci vorrà del tempo. Attenzione, l'ice golem tosta, 25.000 danni con l'ice golem, ci vuole tempo. Il tronchetto è di ferro e il cannone è di ferro. Lo spiritello ghiaccio è di ferro e gli scheletrini diventano di ferro. Quindi mi manca solamente ergolemita del ghiaccio. Boni gli scheletri è maxato, ci va a dare l'oro in più. Guarda che robetta. Ovviamente le maestrie si possono vedere pure qua. E qui ci vanno pure quelle della war, perché giocando i deck war... Ah, devo fare pure la fireball de ferro. Vabbè, piano piano le facciamo. Giocando i deck war se prendo le maestrie, stavo dicendo. Ora, se va sul pass, la moneta ce l'ho già e quindi l'andiamo ad utilizzare sulla war. E la war la devo sistemare molto bene. Cosa ho fatto? Dato che col deck con la Tesla perdo, ho messo il 2.6 ma con la zap. Variante tattica, buongiorno, vi porterò un video. Deck maxato, non ci interessa. Ciccio deck con spiritello ghiaccio. Scusate, spiritello cura, perché lo spiritello ghiaccio sta sul 2.6. Deck dei maiali totalmente rivoluzionato, perché devo uscire fuori con le carte rimanenti
soprattutto quelle un pochino più livellate, e allora sono andato di Tesla, Snowpalla, Spiritello Fire, Maiali Max, Queen Max, Terremoto, Bariletto Barbarico, Goblin Gang, questa a livello 12 fa abbastanza schifo, quindi io la farei già a livello 13, è comunque un investimento che ci piace e magari col tempo andremo a masterare pure questa. Vi faccio vedere pure che ci metto i jolly, finalmente posso utilizzare delle risorse che stavano lì stand by da un botto di tempo. C'ho 260.000 monete da andare ad investire sul deck Logbait. Me l'avete consigliato in tantissimi. Posso dare jolly alla Valk, ma al momento non la potenzio perché al 13 va bene. Posso dare jolly alla Queen, finalmente utilizzo jolly leggendari, ma non solo, perché la potenzio a livello 13, mi conviene farla in questo modo. E posso dare altri jolly senza problemi, la potenzio a livello 13, no, 14, no, ho detto, raga, prima 13, l'ho fatta al 12, c'ho problemi, raga, sto male, scusatemi. Posso, non posso utilizzare il libro, aspetto, perché col libro delle carte leggendarie, me fullo instant, i jolly li teniamo un attimo in stand by. Posso fare il bariletto livello 12? Ovviamente sì. Nel dubbio io farei così, me faccio il bariletto al 13, poi andiamo a vedere se abbiamo il libro delle carte rare, lo utilizziamo, quindi bariletto pronto per il livello 14, ci butto la moneta magica, le famose monete magiche dei tornei, eccola qua, e win condition maxata. Io già penso a tutti quelli che mi chiedevano, Grax, porta video con il logbait. Lo sto facendo, raga. Ho tolto il pecca, ci perdevo sempre. Lo sto facendo. Spero di ricevere un abbraccio virtuale. Moneta presa, la utilizzeremo per altri upgrade all'ultimo livello. Baule jolly, te prego. Dammi il minatore. Voglio il minatore, perché secondo me col domatore funziona. Jolly rari boni, epici, ok. Va bene pure questo. Plisse, te prego. Il minatore, finiamo la collezione. Vabbè, considerate che questo è il peggio che poteva uscire, perché con la Queen pigliavo sordi, col biondone pigliavo sordi, il minatore lo sbloccavo, questo non mi serve a niente. Bene, ottimo, solo soddisfazioni, grazie mille Baule, se pigliamo l'oro che ci piace, apriamo tutte quante le casse rimanenti, sotto abbiamo il libro delle carte comuni, che non ci faccio più di tanto, ma questo passo è andato così, poi shopperemo il prossimo e lì sicuramente ci sarà magari altra roba che ci aiuterà. Vai, altro jolly leggendario, libro delle carte comuni, che tra l'altro pure mi tocca pure sprecarlo. Il problema è dove lo vado a sprecare, considerando che qui sui deck war non c'ho carte comuni da potenziare. Vediamo se di qua c'è qualcosa. Dato che non si butta via niente, questo è stato un video upgrade potenziamenti. Mi faccio gli arcirini pronti per il 14. È un investimento che ci sta. Gli arcirini mi sono sempre piaciuti. Una bella carta, secondo me anche discretamente sottovalutata. Il problema è che quando li incontrate c'è sta l'arco X e te fa un attimo scappa fuori il cervello. Prendiamo il libro delle carte sempre comuni, che poi lo riutilizzeremo. Ho preso tutto, perfetto, pass completato. Poi seguiremo i sordi. Io continuerò a giocare perché voglio migliorare il mio record stagionale, e al momento sto al record stagionale. No, non sto al record stagionale. È stata una stagione particolare con l'anniversario. La prossima stagione con i bilanciamenti ci divertiremo. Iscrivetevi, è fondamentale, attivate la campanella, codice Grax. Ci becchiamo poi magari stasera per un torneino, qualcosa di tattico. Lasciate like e bacioni enormi. Ciao belli, è uscito fuori un bel video tosto, però c'ho voglia di ristabilire un po' di equilibrio nell'account. Dovrò fare un sacco di sordi, ma tanto ci abbiamo le maestrie, quindi ci mettiamo sotto a giocare.